si è svolta sabato 29 ottobre a Buonavicina la sesta edizione di Avi Incontra, circa 1000 metri quadri di spazio perfettamente attrezzato e interamente dedicato ai più importanti operatori della filiera avicola, che presentano novità di prodotto, servizi, tecnologie, attrezzature macchinari e impianti all'avanguardia esclusivamente progettati per allevamenti avicoli. Per approfondire le tematiche più importanti del settore è stato inoltre organizzato il convegno tecnico Allevare bene, allevare meglio, allevare con profitto, che vede la partecipazione di autorevoli relatori. Questo è diventato il più importante appuntamento italiano, penso anche a livello europeo non ce ne siano tanti di uguali, soprattutto vogliamo creare consapevolezza anche nel produttore avicolo che con l'alleanza col consumatore noi possiamo gridare forte che la sostenibilità con la quale si produce può essere un fattore determinante per avere successo nel comparto zootecnico avicolo. Abbiamo fatto un sondaggio e quello che risulta di più è che gli italiani pensano ancora che il pollo sia allevato in batteria, non sanno che è allevato a terra, oppure pensano che per farli crescere più velocemente si usano gli ormoni e gli antibiotici. E invece non sanno che non si usano, sono almeno gli ormoni sono illegali. E poi l'ultima è che credono che le carni bianche abbiano meno ferro delle carni rosse. Pensano che il colore significhi ferro e invece i nutrizionisti ci dicono che non è vero, hanno tutti lo stesso ferro le carni, sia bianche che rosse. Alleviamo con le migliori tecnologie attualmente disponibili sul mercato, con delle zone di allevamento che rispettino il benessere degli animali e nello stesso tempo siano anche ecosostenibili, e cercare di produrre un prodotto di qualità a minor costo possibile e buono e a chilometri zero per il nostro consumatore. Tutte le informazioni riguardanti Avi Incontra sono disponibili al sito in sovrimpressione.